Zach, uno, prova, impegnati di più. Sempre caro mi fu quest'ermo. Ermo? Ermo. Va bene, Bolle. Riproviamoci. Check, due, prova, impegniamoci di più. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta... Va bene, ricominciamo. Check, tre, prova, impegnati di più. E questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte lo sguardo esclude. Ma perché non ha scritto lo sguardo questo qua? Ma perché tu stai là a studiare? Dai, muoviti, Rocco, di nuovo. C'è quattro, prova, impegnati di più. L'infinito. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa lì. Siepe. C'è cinque, prova, impegnati di più. Io nel pensier mi fingo e il naufragar me dolce ascolta. Vabbè, guarda, a me sta roba non qua ti impegna abbastanza. No, ma è che mi impegno, ma sto qua non aveva altro da fare nella vita invece di far impegnare me. Boh. Dimmi che non ti è mai capitato di insistere in questo modo con tuo figlio perché faccia qualcosa e anche con la presunzione che quello che stai facendo possa funzionare. In questo video scopriremo come fare e soprattutto capirai cosa non devi fare per permettere a tuo figlio di ottenere risultati. Ciao, sono Alessandro Rocco. Prima di entrare nell'argomento di oggi, ti ricordo che puoi trovarci anche nel nostro gruppo Viva la Dislessia, con il punto esclamativo, nel quale ogni giorno potrai trovare argomenti e spunti interessanti per te e per la tua famiglia. Risultati ed impegno sono le due grandi forze di cui tutti parlano a livello di apprendimento. Fin da quando siamo piccoli, cresciamo con l'idea del più ti impegni e più otterrai risultati. E da una parte questa cosa ha un senso, perché è normale che se tu fai fatica, ti impegni in una situazione, acquisirai delle abilità attraverso le quali potrai ottenere più risultati, ma qui inizia già il problema. Perché? Perché i risultati dipendono sia da quello che fai, sia, se parliamo di scuola, da qualcuno che valuta. E non so se ti è mai capitato di, anche a te, personalmente, di impegnarti tanto in una situazione e non arrivare al risultato che avresti voluto. Questa cosa capita molto spesso. I risultati sono quasi sempre scollegati dall'impegno. Ci sono persone che si impegnano molto poco e hanno delle abilità nel fare determinate attività e ottengono grandi risultati. Persone che si impegnano tantissimo e fanno una fatica incredibile che fanno più fatica ad ottenere risultati. Ora, come si fa? Perché se io dovessi valutare, ad esempio, un ragazzo dislessico sulla base dell'impegno che mette per leggere, dovrebbe sempre prendere 10. E invece 10 non lo prende perché l'impegno che sta mettendo non gli basta a sviluppare magari determinate abilità per essere un lettore efficace come uno che non fa fatica a leggere. Ma allora cosa dovrei fare? Quando uno fa poca fatica a leggere lo devo valutare poco? Anche qui è molto complesso il sistema di valutazione. I risultati sono quasi sempre frutto di un sistema di valutazione esterno e dipendono dall'impegno sì e no. Quando io andavo a scuola non mettevo un livello di impegno clamoroso, eppure fino alle medie ho ottenuto sempre risultati molto alti perché mi bastava ascoltare. Poi andavo a scuola, ripetevo quello che avevo sentito ed era molto facile per me prendere bei voti. Ma se avessero dovuto premiare il mio impegno, avrei dovuto sempre prendere 4. Allo stesso tempo ci sono altri aspetti della vita in cui io mi posso impegnare tantissimo, ad esempio montare un mobile, e posso mettere un livello di impegno tanto alto che mal che vada distruggo la cucina. Se va benissimo non riesco a montarlo, eppure il livello di impegno che metto è elevatissimo. Quindi insistere perché una persona alzi il livello di fatica per farle ottenere risultati non è necessariamente un qualcosa di positivo. Facciamo un esempio legato all'apprendimento. Se tuo figlio fatica anche e soprattutto emotivamente nel leggere, nell'affrontare lo studio, nell'affrontare l'apprendimento, l'ultima delle cose che devi fare è metterti sopra di lui a dire dai, forza, forza, forza che ce la fai, impegnati un po' di più, impegnati un po' di più. Perché magari si sta impegnando e sta facendo fatica. Quindi una delle cose da fare è alleggerire. Il che non significa che non devi metterlo nelle condizioni di impegnarsi. Significa un'altra cosa. Significa che ci sono dei momenti in cui devi
mollare un pochino e dare la possibilità a tuo figlio anche di non riuscire esattamente come vorresti. Perché poi alla fine quello che succede è che sei tu che pensi che bisogna mettere quel tipo di impegno per arrivare lì, ma non è detto che serva quel tipo di impegno. La maggior parte delle volte, se lavori con un ragazzo che ha delle difficoltà di apprendimento, non è forzarlo a fare fatica nella lettura che lo farà appassionare a un libro, ma sarà aiutarlo a scoprire quali sono i modi attraverso i quali potrà riuscire maggiormente nella lettura. E i modi possono essere sia delle strategie, lettura individuale, legge qualcun altro, ha un lettore che lo aiuta, il computer, quello che vuoi, un video che ti fa vedere lo stesso argomento, ma anche e soprattutto emotive. Tutte le volte in cui costringi qualcuno a fare fatica, quel qualcuno non riuscirà mai a ottenere i risultati che vuole e non riuscirà mai ad ottenere i risultati che vuoi tu. Quindi prima cosa da fare è alleggerisci, seconda cosa da capire è impegno non necessariamente produce risultati. Spero di esserti stato utile. Ti ricordo che se ancora non l'hai fatto puoi iscriverti al nostro canale. Ci puoi trovare nel nostro gruppo Facebook Viva la Dislessia con il punto esclamativo o nel nostro sito www.vivaladislessia.com.